Continuiamo con il nostro cammino, un cammino che stiamo facendo insieme verso la Pentecoste. E abbiamo detto la scorsa volta che ci stiamo facendo accompagnare dal testo degli Atti degli Apostoli e dal testo del dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina, sotto la quale tra l'altro abbiamo iniziato proprio il primo incontro. Per capire il valore della Pentecoste, penso che ci possa aiutare la considerazione degli effetti che la Pentecoste ha generato. È un po' come scoprire Dio, cioè si può entrare in sintonia con Dio a partire dall'opera che questo Dio appunto ha compiuto. E poter quindi comprendere anche non soltanto il valore della Pentecoste, ma anche poterlo desiderare ancora. Nella Pentecoste si sperimenta l'agire di Dio, si sperimenta il cuore docile al progetto di Dio e in qualche modo si recupera la possibilità di gridare a questo Dio, Maranatà, vieni Signore Gesù. Il brano che utilizzeremo è quello appunto che prendiamo dagli Atti 2, 14 e 41, non tutto, ma due espressioni che riguardano il discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, e poi anche Atti 2, 42 e 47, relativamente ai primi cristiani. Quindi questo vuol dire che per certi versi divideremo questo incontro in due parti. È abbastanza lungo, quindi però andremo velocemente. Allora, Atti 2, 14 e 41 è il momento della paresia. Pietro, riempito di Spirito Santo, insieme agli Apostoli, annunziano l'evento grandioso della risurrezione. Il primo effetto l'abbiamo visto la scorsa volta, anche se la Pentecoste non è ancora sopraggiunta, è quello della preghiera, e ne parleremo però successivamente. La prima cosa che accade è il dono delle lingue, cioè il fatto che co vengono compresi gli apostoli da persone provenienti da diverse parti. In qualche modo noi possiamo dire che il linguaggio per eccellenza che è universale è il linguaggio dell'amore, non sono io a dirlo, sono anche altri studiosi che lo dicono, e che appunto ha tutta la sua verità. E poi il dono della parresia. Pietro dice: mi sia lecito dirvi francamente, e sappia dunque con certezza, c'è proprio la capacità di dire francamente le cose, la paresia e la franchezza, la chiarezza e la libertà con la quale si testimonia la propria fede, senza timore, trasmettendo con la parola, ma a volte anche con lo sguardo, aggiungerei anche con i gesti, e sicuramente mosse sempre da una grande spinta interiore, la novità che è entrata nella tua vita. Allora, appunto, la possibilità che ci mette dinanzi la Pentecoste è quella di essere testimoni autentici, chiari nell'espressione, ma più che nell'espressione, nelle parole adottate, proprio nella semplicità di quel messaggio. Anche Santa Caterina non era, pur essendo un dottore della Chiesa, non era una persona colta. Eppure ha saputo cogliere misteri grandi di Dio, pur nella sua semplicità e nella sua, tra virgolette, ignoranza, nel senso che non aveva grandissime doti culturali. Perché questo? Perché se illumina la fede ti fa arrivare a cogliere cose grandiose, e non necessariamente perché devono esserci studi teologici, ma perché il cristianesimo parla all'uomo nella sua umanità e quindi cogli la verità. Leggiamo a proposito un brano detratto dal dialogo. Quando il mio figlio unigenito ritornò a me, 40 giorni dopo la resurrezione, questo ponte si sollevò da terra e si separò dagli uomini. Salì al cielo in virtù della mia natura divina che siede alla mia destra. Proprio come disse l'angelo il giorno dell'ascensione ai discepoli, che erano morti in quanto il loro cuore erano saliti in alto nel cielo con la sapienza che è il mio figlio. E poi riguardo allo Spirito Santo dice: nella sua clemenza confermò questi insegnamenti, rendendo i discepoli forti e idonei a testimoniare la verità e ad annunciare la sapienza di Cristo crocifisso. Egli intendeva pure riprendere il mondo per le ingiustizie e i giudizi sbagliati.
È un aspetto fondamentale che verrà poi sviluppato ancora nelle pagine di Caterina, proprio in riferimento agli Atti degli Apostoli in queste prime pagine. Per me, anche per me, è una continua scoperta di questo aspetto. E l'ho messo qui in evidenza perché viene fuori un'espressione molto significativa, cioè gli Apostoli erano come morti. Ora, c'è da fare una particolare premessa. Il morire è da intendere secondo due particolari aspetti. C'è un morire nel mondo e un morire al mondo. Sappiamo che nella Sacra Scrittura leggiamo, preziosi agli occhi del Signore, la morte dei suoi fedeli. Non vuol dire che Dio gode del fatto che ci sia la morte dei suoi fedeli, ma fa riferimento anche a un morire a se stessi per Dio. Andiamo con ordine. Quando parlerà della sofferenza, Caterina dice che chi segue il Signore affronta e supera la sofferenza perché la loro volontà, distaccata da tutto, altro non è che quella di vedere il Signore. Ed è un genere diverso dell'essere morti, di quanti vivono in questa vita lontani da Dio, con le ansie, con le preoccupazioni di questo mondo. Questi si affaticano per cercarli e per poi abbandonarli, appunto, con la morte. E in più, avendo posto questi beni come oggetti nel loro desiderio, anziché porvi Dio, perderanno anche la visione di Dio, per cui sono morti e vivono le pene dell'inferno già sin da adesso. E conclude Caterina: gli empi sono gli iniqui, sono morti annegati nell'amore dell'amore disordinato. Quindi c'è un genere diverso del morire a se stessi. Quando si parla qui di sofferenze, Caterina intende le difficoltà che bisogna a volte affrontare per giungere a Dio. Ora, se si è disposti ad affrontare anche queste, allora si vive questo genere di morire al mondo, perché tutto quello che si vive diventa sì bagaglio, ma che si mette dietro le spalle perché bisogna avere davanti comunque Dio. Per amor di Dio si arriva anche a superare tante cose, diverso dall'essere morti di coloro che addirittura sono morti già durante la vita, perché il loro desiderio è posto su cose caduche, su realtà che sono effimere. Allora, appunto, dobbiamo scegliere se essere morti al mondo o morti nel mondo. E allora, Caterina riporta un paragone molto suggestivo e molto bello. Quando l'uomo non conserva, dice Caterina, la memoria, cioè il ricordo della misericordia da parte di Dio, delle opere che Dio ha compiuto per questo uomo. La sua intelligenza non conosce, non ricerca la verità e la sua volontà ha messo davanti soltanto se stessi e non Dio. L'uomo, dice Caterina, diventa insopportabile persino a se stesso, vuole dominare con tanta apprensione questo mondo, finisce che viene dominato da questo mondo. Allora, si cade in quello che è appunto il peccato. Caterina dice: il peccato in quanto assenza di bene è il nulla, ed essi se ne sono fatti servi e schiavi, a proposito dei peccatori. Però attenzione, non di coloro che sono arrivati a compiere dei peccati e magari si addolorano di quel peccato, ma fa riferimento a coloro che volutamente si allontanano appunto da Dio, rifiutano di fare un cammino di fede. Io li creai come alberi d'amore con la vita della grazia ricevuta nel santo battesimo, ma si sono trasformati in alberi di morte. E vogliamo allora velocemente entrare in questo particolare paragone che fa Caterina, l'albero metafora dell'uomo ma anche della ricerca di Dio. Iniziamo con la prima, mi piaceva un po' anche cogliere questa immagine abbastanza suggestiva dell'albero, metafora dell'uomo. Caterina dice questo, che Dio parlando con lei dice: gli uomini, alcuni di questi uomini, sai dove ha le radici questo albero, riferimento proprio agli uomini, nell'altezza superbia, la superbia come radice di ogni la superbia come il seguire ogni affetto, ogni inclinazione che ti porta a soddisfare soltanto te stesso come centro di tutta la tua volontà, di tutta la tua memoria, di tutta la tua intelligenza. Il nutrimento di questo albero che ha le radici nella superbia è appunto quello dell'amor proprio egoista, appunto.
il midollo che caratterizza appunto questo albero così innalzato è l'impazienza ed è abbastanza significativo perché dice, perché ci fa capire questo, che chi ha Dio comunque vive in una certa condizione di pace, di serenità, di fiducia e di, anche alla sua provvidenza. L'impazienza è il contrario di tutto questo. I rami di questo albero sono addirittura l'indiscrezione ed è significativo perché essere indiscreti significa essere manchevole appunto di discrezione, di delicatezza, di considerazione e di rispetto della persona che si ha dinanzi, nel capire che l'altro ha una dignità, è un essere che va amato come sono io, un essere che va amato quindi reciprocamente, e questo viene appunto a mancare a causa del peccato. I frutti di questo albero Caterina definisce i frutti di ingratitudine e ne elenca quattro: lussuria, avarizia, ingiustizia e falso giudizio. Noi non li abbiamo approfondite, anche se Caterina si sofferma su queste, però è importante ed è bello tenere conto del fatto che sono frutti di ingratitudine. Ciò che ti porta a non rendere grazie per le cose che hai davanti, la lussuria relativamente, per esempio, al corpo dell'altro e al proprio, l'avarizia nei beni che si cercano di tenere per se stessi e non invece nella generosità per gli altri, l'ingiustizia, l'essere grati per un gesto di bene che si possa compiere nei confronti di qualcuno, e il falso giudizio, che è il contrario della verità. E noi leggiamo in Caterina che qua tutte le volte o tante volte in cui Caterina si riferisce a Gesù Cristo lo chiama proprio la verità. Questo impedisce di mettersi in ascolto di che cosa? Della coscienza. In esso, dentro l'albero, si nutre il verbo della coscienza che l'uomo in peccato mortale, accecato dal mal proprio, quasi non sente. E questi quattro vizi sono quelli che uccidono l'anima. Vorrei dire una cosa che c'entra la pagina degli Atti degli Apostoli relativamente alla paresia con questo discorso, semplicemente dato dal fatto che il Vangelo ci insegna che dai frutti si riconosce un albero. Allora, dal frutto della parresia, di questa chiarezza e bellezza con la quale si annunzia il Cristo risorto, si va a comprendere che cosa ci sta alla base, e di converso la possibilità di vedere questi frutti dimostrano che cosa c'è alla base di ogni uomo. E invece, qualche pagina dopo quella in cui Caterina sofferma su questo aspetto, abbiamo un'altra particolare metafora, che è la metafora di Dio. E vorrei accompagnare appunto anche questa slide con la lettura stessa del testo. Caterina dice questo, o meglio, Dio dice a Caterina: ai piedi dell'albero c'erano delle spine, dalle quali tutti coloro che seguono i desideri, scusate, disordinati si allontanavano per andare a un monte di Pula, simbolo di tutti i piaceri possibili. A loro questa Pula sembrava grano, per cui, volendo nutrirsi di essa, finivano per morire di fame. Molti, invece, scoperto l'inganno del mondo, ritornavano verso l'albero e attraverso i rovi, i quali rappresentano la decisione della volontà. Questa decisione, che consiste nel conformarsi alla verità, gli sembra un rovo di spine, poiché scaturisce dalla lotta tra la coscienza e i desideri disordinati. Ma non appena con disprezzo di se stessa e coraggio, la volontà decide, dicendo: io voglio seguire Cristo crocifisso, immediatamente strappa i rovi e prova una gioia immensa. Sappiamo che la Pula è diciamo, il grano vuoto, senza il chicco dentro, ed è leggerissimo. E viene considerato il simbolo in questo caso, dei piaceri passeggeri, dei piaceri mondani. Forse vengono viste da Caterina come un monte, e tanti desiderosi di nutrirsi di questo si ritrovano a essere morti di fame. E non solo, salendo questa montagna di Pula leggerissima, si sprofonda. E allora bisogna affrontare appunto le spine. Caterina dice che nel momento in cui si affronta con coraggio questa
queste spine, questi rovi, in qualche modo è come se venissimo rivestiti di uno scarpone. La volontà si riveste, nel senso si fortifica e riesce a schiacciare questi rovi. Voglio anche precisare una cosa, non dobbiamo soltanto vedere in esso uno sforzo prettamente umano. Non è soltanto il frutto di volontà o di intelligenza che mi permette di arrivare a Dio, ma questo è una risposta alla grazia di Dio che ha posto il ponte di Gesù Cristo, che ha posto che si presenta come questo albero da raggiungere. Va bene? Quindi non è soltanto il fatto che io arrivo a Dio perché ci riesco da me stesso, ma è una risposta alla grazia che mi raggiunge. Bene, dopo queste particolari metafore abbiamo la possibilità di cogliere un altro particolare aspetto. Catena dice che noi abbiamo, appunto in continuazione anche di quello che ho detto ora stesso, riceviamo da Dio tre ammonizioni. Queste ammonizioni sono da intendere come dei richiami e anche come delle parole che ci sopraggiungono e che ci parlano appunto di Dio. Vi sono tre generi di ammonizioni, dice Caterina, e una fu fatta quando lo Spirito Santo discese sopra i discepoli, come già detto, ed essi fortificati dalla mia potenza, illuminati dalla sapienza del Figlio amato e con la pienezza dello Spirito Santo, ricevettero ogni bene. E lo Spirito Santo, che è una cosa sola con me e con il Figlio mio, per bocca dei discepoli rimproverò il mondo con le parole della mia verità. Ecco quando si dice che all'udire queste parole si sentirono gli ebrei trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli che cosa dobbiamo fare. Però attenzione, questo richiamo è un ammonimento dolce e continuo, cioè non è avvenuto soltanto una volta. Una cosa che diremo successivamente, probabilmente appunto nell'incontro dopo, è che Caterina nel ponte, che è la croce di Cristo, su quel ponte dice c'è una bottega, che è la bottega della Chiesa, che alimenta questi pellegrini viandanti che siamo noi nel cammino per arrivare appunto all'unione con Dio. E lo fa attraverso l'Eucaristia, attraverso la parola, attraverso questi ammonimenti dolci e continui che provengono dallo Spirito Santo. La nostra vita è una vita all'insegna della misericordia di Dio. Lo dice anche Dio a Caterina, la vita di un uomo è il tempo della misericordia. Poi c'è un secondo ammonimento che è quello del momento della morte. Se non si correggono mentre sono in tempo, saranno condannati nella seconda ammonizione che verrà fatta al momento della morte, quando la mia giustizia griderà: risorgete o morti e venite al giudizio. Se la vita di ora è la vita sotto l'insegna della misericordia, il momento della morte è il tempo poi del giudizio. E quindi in qualche modo avremo la possibilità di essere in piena sintonia anche con il giudizio stesso di Dio. Verrà messo dinanzi a noi tutto quello che abbiamo vissuto. E poi un terzo che è appunto il giudizio ultimo. Ognuno ne avrà timore, ma egli tratterà tutti con giustizia. Qui voglio precisare una cosa, naturalmente l'ammonimento qui non è da intendere come un richiamo a cambiare o a convertirsi, perché il giudizio ormai è definito. Nel momento del giudizio, l'uomo avrà la possibilità di vedere se stesso in tutta la sua trasparenza e come dice anche un teologo molto importante, Bonhoeffer, dice che il giudizio è un autogiudizio, è qualcosa che si riscontra già nel Vangelo di Giovanni. Quindi l'uomo davanti a tutto a quello che è in se stesso capirà quale sarà il giudizio di Dio in qualche modo e quindi andrà appunto dietro a questo e ne avrà timore. Di questo timore ne parleremo poi più avanti ed è bene tenerne in considerazione. La seconda parte poi è quella degli Atti 2, 42-47, i primi cristiani. Anche qui andremo velocemente, il materiale c'è tanto, ne potremo, abbiamo tante cose su cui riflettere. Lo leggiamo velocemente. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Di questa parte noi traiamo quattro considerazioni. Dalla perseveranza nella preghiera, che abbiamo visto all'inizio, si arriva a una quadruplice perseveranza: l'insegnamento degli apostoli, la comunione, lo spezzare il pane e la preghiera. Però adesso ci soffermiamo su, per concludere questo secondo incontro, nelle prime due: l'insegnamento degli apostoli e la comunione, perché lo spezzare il pane e la preghiera sarà tema anche del primo gradino che percorreremo insieme della prossima volta. Questo momento invece è un momento di, se il primo è stato quello di presentazione di questi tre gradini, questa seconda fase è quella che ci prepara a salire appunto i gradini. E allora, nell'insegnamento degli apostoli abbiamo la possibilità di comprendere uno degli aspetti più belli diciamo anche del Vangelo, che è quello della comunione con tutta quanta la Santa Chiesa che si confonda in quel momento. La preghiera ti apre alla comprensione dell'azione di Dio, l'opera dello Spirito nella Chiesa. La preghiera è dialogo con Dio e ti illumina nella sua opera. Ma dove possiamo scorgere l'opera appunto in atto di Dio? Caterina dedica tutto un, forse è stato scritto un poco piccolo, Caterina dedica tutto un capitolo al corpo della Chiesa, capitolo 7, ma nelle pagine della dottrina del Ponte si pone una domanda: una volta che Cristo è salito al cielo, che cosa ci è rimasto? Non è una domanda banale, perché se non vediamo Gesù Cristo, così come non vediamo Dio, cos'è che ci insegna tutto ciò che ci serve per conformarci a Lui? Qualcuno dirà: abbiamo il Vangelo, ma dobbiamo essere chiari, dove parla Dio? Nella parola, e soltanto nella parola, il Papa Giovanni XXIII ci ha consegnato una delle espressioni più belle di questo secolo passato, i segni dei tempi che bisogna leggere. Allora, Caterina apre appunto l'ampiezza del ventaglio e ci dice: la via dei suoi insegnamenti, di cui ti ho parlato, è confermata dagli apostoli, illustrata dal sangue dei martiri, rischiarata dai dottori, testimoniata dai confessori e contenuta negli scritti degli evangelisti. Allora, il fondamento bello e grande è quello della parola, confermata dallo Spirito e dalla Chiesa. Attenzione, non vuol dire che la Chiesa è al di sopra della parola perché la deve in qualche modo confermare, ma è data dal fatto che la parola si vivifica e si rende presente all'interno di una comunità per opera dello Spirito Santo. Dobbiamo dire che in questi primi giorni della Chiesa non ci sono ancora i Vangeli, come si annuncia Gesù Cristo, attraverso appunto anche la parola e nella comprensione che lo Spirito sta agendo. Vi ricordate, lo Spirito Santo in noi, abbiamo deciso che ci sono degli uomini e c'è lo Spirito, ecco. Quindi in questo senso anche la Chiesa. Tutti costoro testimoniano la verità nel corpo mistico e gerarchico della Santa Chiesa. Sono come lampade poste sul candelabro per indicare con luce perfetta la via della verità che porta alla vita. Bene, quindi è nella Chiesa che possiamo cogliere e abbeverarsi anche dall'azione dello Spirito che si esprime nella parola. La Chiesa come fondo da cui attingere, ma non in sostituzione al Vangelo o in sostituzione a Gesù Cristo stesso, ma come espressione, come luogo di grazia nella quale la parola, lo Spirito, Gesù Cristo è presente. La Chiesa come corpo multiforme, come tutti noi messi insieme, che ci precede, nelle quali entriamo. Attenzione, la Chiesa non si costituisce dall'unione di persone. La Chiesa c'è e le persone ne fanno parte. Bene, quindi è una comunità che parte da Dio e non costituita dagli uomini. Ma come va indicata la strada? Come
come va? Com'è che si insegna? Come testimoniare Cristo? Com'è che io posso dire a qualcuno Gesù Cristo morto e risorto? Con l'arte della parola? Con la cultura? Con i versetti che si sanno a memoria? Con un'opera di persuasione e convinzione? Dice Caterina per esperienza, in quanto l'hanno sperimentata in se stesse. Ad immagine di Cristo, che dice Caterina, prima di parlare egli agì. È l'esperienza che mi fa incontrare Dio e mi fa parlare di Dio. Santa Caterina era una domenicana e si sa, e sappiamo che di San Domenico si diceva, se non parlava con Dio, parlava di Dio. Va bene, quindi per esperienza si va a testimoniare. La seconda cosa che emerge da quel brano che abbiamo tenuto in considerazione è che sembra essere in realtà portante anche nel brano degli Atti, perché poi ripete di nuovo questo particolare aspetto, è quello della comunione. Più volte si dice, anche in altri passi paralleli, che c'è la straordinarietà dell'azione dello Spirito e che si mettevano tutto in comune, si vendevano i beni per darli anche a chi aveva bisogno. La comunione come comunione di beni e del possesso della vendita di proprietà, e che ci consente a noi di uscire dal fiume del peccato per salire appunto nei gradini, però con un'analisi anche abbastanza graduale. Allora andiamo molto con ordine, ma con attenzione. Non abbiate paura di questa immagine, e ora subito la spieghiamo. I beni, dice Caterina, pur contenendo in se stessa a volte un grave rischio, che è quello di smarrirsi in essi con l'affanno, con la ricerca della sicurezza, eccetera, non sono un male in sé. Si ha la possibilità dei beni per compiere il bene. Il segreto sta nell'utilizzo. Allora, dice Caterina, nessuno si difende dal veleno se non illuminato dalla fede. Quale veleno? Il veleno del peccato che può incorrere dietro il malutilizzo dei beni. E fa l'esempio dello scorpione dorato. I beni sono come uno scorpione dorato, che all'apparenza, proprio perché dorato, sembra attirare a sé, sembra in qualche modo destare la curiosità, affascina, avvicina a sé, ma dietro ha il veleno. E insegna Caterina che si può uscire fuori da questo proprio alla luce della fede. Chi fa esperienza di Dio non necessariamente vende tutto, disprezzando piuttosto ciò che schiavizza, incatena, e amando gli insegnamenti di Dio, l'obiettivo è eliminare l'egoismo. L'egoismo nel distacco cristiano, l'obiettivo è eliminare l'egoismo nel distacco cristiano, cosicché con mente illuminata, liberamente acquistavano, possedevano, usavano correttamente di queste cose mondane. Sta parlando di persone che appunto vivono comunque la fede, abbiamo tanti vivono anche in stati di vita differenti. Il Vangelo non chiede proprio il vivere nella completa povertà. Attenzione, dobbiamo anche misurare le parole, nel senso che ci deve essere una completa miseria, no? Significa più che altro la povertà anche nel cuore, povertà nello spirito, per chi inizia ad abbracciare il Vangelo. Poi, e lo specifica e lo vediamo adesso, c'è chi vive con una così grande passione per Dio da proprio lasciar perdere completamente tutto e quindi voler anche vendere e liberarsi di ogni cosa che riguarda la materialità. Infatti, chi vuole raggiungere la massima perfezione non solo poi le disprezza con il cuore, ma se ne separava anche materialmente. Quest'ultimo aspetto poi per Caterina è per chi vive comunque una vita di speciale consacrazione. Siamo al tempo appunto in cui si fa riferimento ai religiosi, al clero e così via. Bene, quindi non c'è un odio nei confronti dei beni, naturalmente va ancora compreso. Allora Caterina
fa una particolare distinzione tra la carità comune e la carità perfetta. Guardate, rientra nella logica della misericordia di Dio, cioè per dimostrare che tutti possono salire il cammino di perfezione, dice che comunque c'è una carità che coinvolge tutti. La prima è proprio questa: coloro che continuano a possedere dei beni sono quelli che osservano i comandamenti e i consigli interiormente, ma non materialmente. E poi dice, poiché i consigli sono legati ai comandamenti, nessuno può osservare i comandamenti senza osservare almeno i consigli. Questo significa possedere e usare le ricchezze del mondo non con superbia, ma umilmente, come cose prestate e date in uso dalla mia bontà e non come una proprietà. Per cui potete averle per il tempo che ve le do e ve le lascio, e questo accade nella misura in cui possono giovare alla vostra salvezza. Solo così le dovete usare. Questo perché l'uomo possa vivere con il cuore spoglio e il desiderio distaccato da esse. Vedete, è come se è così grande la misericordia da parte di Dio che dice: puoi anche avere quei beni che hai, però utilizzali per la tua salvezza, e questo ti apre alla generosità. Poi c'è una carità perfetta, coloro che osservano i comandamenti e i consigli integralmente. Con vera semplicità osservano il consiglio che la mia verità, verbo incarnato, diede a quel giovane che gli diceva che cosa devo fare per avere la vita eterna. E lui disse: osserva i comandamenti. E gli ribatté: io li osservo. Allora Gesù disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri. E il giovane se ne andò triste. Il Vangelo dice perché aveva molti beni. Guardate l'attenzione anche di Caterina: perché l'amore per le ricchezze possedute era eccessivo. Fa capire quello che c'è dietro alla tristezza. Dai frutti si riconosce appunto l'albero. Quindi abbiamo compreso come sia importante considerare il fatto che questa azione è un'azione da parte di Dio, e dice: e veramente non hanno scuse, perché io mi sono talmente umiliato a causa delle loro passioni e debolezze che, volendo stare nel mondo, lo possono fare e anche possono avere ricchezze, conservare posti di potere, sposarsi e poi nutrire e affaticarsi per i figli. L'uomo può scegliere liberamente il proprio stato di vita, purché elimini il veleno dei propri desideri egoistici che portano alla morte eterna. Possono avere e possedere me perché possono evitare la tristezza e sentire gioia e consolazione. Vedete, l'esempio bello di questa comunione è che la comunione significa mettere in comune anche le proprie esistenze, si leggono i bisogni dell'altro, si provvede con il dialogo, con la spontaneità, con la gioia, e questo conferisce credibilità. La comunione crea libertà e distacco dai beni, solidarietà e senso di carità, atteggiamento e punto di gratitudine. E un esempio lo abbiamo avuto nel Vangelo con Barnaba e Anania e Saffira o Saffira. Barnaba significa figlio della esortazione, specifica il Vangelo, e difatti è il frutto di questa esortazione, che è venuta fuori non soltanto dalle parole, ma da quello che riusciva a vedere. E quindi questo ci interpella come comunità. Siamo chiamati a dare una testimonianza così credibile a partire dalla comunione, che da far nascere frutti che vengono fuori da queste azioni, che esortano appunto gli altri a abbracciare il Vangelo. E chi accoglierà il Vangelo attraverso la nostra testimonianza sarà un nuovo Barnaba, un nuovo frutto dell'esortazione. Anania e Saffira invece sono quei coniugi che vendono i loro beni, ma trattengono parte del ricavato, e non soltanto, ma rappresentano una comunione imperfetta, trattengono, addirittura mentono su quanto hanno mantenuto, e quindi una comunione timorosa fatta di calcoli che per di più ti conduce appunto alla menzogna. Nelle nostre comunità si parla di comunione anche non soltanto per quanto riguarda i beni o a livello materiale, ma anche per quanto riguarda i servizi, la comunione, alla stima e all'accoglienza dell'altro. Mai deve essere fatto con menzogna o con apparenza, ma con sincerità e con tutto il cuore. Bene, a questo punto penso che possiamo concludere con questo particolare aspetto. Abbiamo visto che c'è un grande insegnamento che ci viene fuori, che ci prepara a salire i gradini, soprattutto per quanto riguarda la comunione e per quanto riguarda anche l'essere radicati nell'insegnamento degli apostoli, e nella consapevolezza che tutto mi permette anche di scorgere quanto Dio sia misericordioso. E conclude Caterina:
Vedo bene, somma ed eterna verità, che io sono il ladro e tu l'impiccato per me, perché vedo il Verbo tuo figlio innalzato e inchiodato sulla croce, fatto ponte per me, come hai rivelato a me tua povera serva. Per tale motivo il mio cuore scoppia senza poterlo fare, per il desiderio che ha concepito nell'unione con te. Alla prossima settimana.